Eccoci qua per la seconda parte del video del cambiamento look capelli. Allora, nel primo video, che praticamente sarebbe la prima parte, avevo fatto la radice, avevo praticamente tinto solo la radice di castano chiaro. Adesso dobbiamo fare le punte. Allora, io ho già fatto un video in passato. Che praticamente spiegavano, facevo vedere il metodo dello Chatouche. Infatti si chiama, se non sbaglio, il video Chatouche on my home, una cosa del genere, non ricordo. Comunque spiegavo il metodo, che venivano fatti questi codini, veniva cotonata la punta dei capelli e poi veniva messa la decolorazione. Allora, io ho fatto uno chatouche in passato, cioè in passato, oddio, è passato 15 giorni, 15-20 giorni, molto leggero, cioè ho tenuto praticamente sulla decolorazione massimo 7-8 minuti, poi ho sciacquato perché non sapevo come veniva, era la prima volta, avevo un po' paura che venisse colore strano, allora ho sciacquato tutto e ho lasciato così. Infatti se vedete, diciamo, il biondino è sopra e sotto non c'è quasi nulla. Adesso invece volevo provare a fare l'ombre eye, quindi questo metodo sempre dei codini, di schiarire in maniera graduale, quindi sfumare praticamente il castano chiaro e fare un fino biondo chiaro alle punte. Già siamo a buon punto perché sono abbastanza chiare, quindi non penso di tenerlo su 30-40 minuti assolutamente, perché sennò veramente devo buttare i capelli, magari non lo so, comunque non voglio neanche pensarci. Allora, adesso anzitutto metto un altro asciugamano. L'altra volta avevo preso la decolorazione, quella normale, polvere di seta si chiamava. Questa volta ho preso la decolorazione blu, polverina blu, apposta per questi lavoretti. Allora, adesso faccio la stessa cosa che ho fatto per la tinta. Allora, adesso prendo il pennellino, la coda del pennello, cerco di fare, perché voglio fare l'esatta metà, se ci riesco. Non dovrebbe essere difficile. Allora, prendo la spazzola, anche in questo caso si deve spazzolare. Allora, se avete i capelli ricci, ondulati, vi consiglio di farvi la piastra, perché così l'ombre eye viene meglio. Se no, se avete i capelli lisci, potete tranquillamente lasciarli normali. Allora, adesso incominciamo, mettiamo degli elastici. Io ho preso questi elasticini, qua, se ho trovato una confezione grande dal cinese, ce ne sono dentro, boh, penso una trentina, però voi potete usare quello che volete. Iniziamo a fare, mi raccomando, tirate bene i capelli, anche se deve essere comunque un effetto abbastanza naturale. Allora, la coda determina, tra virgolette, il punto più o meno dove volete far partire l'ombre eye. Allora, io non lo voglio far partire da così in alto, però voglio che comunque i capelli stiano ben fermi. Ok, adesso voi potete farlo partire in base ai capelli, alla lunghezza dei capelli, potete farlo partire anche da qua, per esempio, poi dipende. A me mi piace un effetto alle punte, infatti adesso vedete che io non salirò su come ho visto su molti tutorial che addirittura arrivano qua, a me non mi piace.
Ok, allora io ho fatto le codine sotto alle orecchie per avere un punto di riferimento. Ecco, a posto. Allora farò anche due codine qua, perché voglio tingere anche il ciuffetto. Ma giusto schiarire, cioè fare proprio una cosa piccolissima. Sotto. Perché si devono comunque tenere divisi, perché sennò altrimenti va a toccare dove c'è il castano e quindi poi si colorerebbe qua dove noi vogliamo far colorare, giusto? Ecco. Allora, dunque. Adesso così posso uscire tranquillamente. Via. Prendiamo la nostra bustina decolorante, la polvere decolorante. Uso questa qua, All Wowers Professional. L'ho preso sempre in quel negozio dove vado a rifornirmi per le tinte, trucchi, queste cose qua. Allora, qua c'è scritto che si deve mettere praticamente tutto il contenuto della bustina, aggiungere 50-75 ml di ossigeno. L'ossigeno io utilizzo sempre questo dellino a 20 volumi, non voglio fare di più perché non vorrei trovarmi veramente con colori troppo, non lo so, va bene 20, facciamo 20. Allora, adesso prendo, taglio. Ecco qui. Allora, mettiamo le 75 e passa la paura. Adesso vediamo intanto, ecco qui. Vediamo quanto viene. Allora, 50. E sta anche per finire, caspiterina, hai visto? L'abbiamo fatta finalmente. Non finiva più, è un anno che ce l'ho. Se no facciamo 60 così tagliamo la testa al toro. Povero toro, no, dai. E adesso verso. Eccoci qui, adesso mischiamo la famosa polverina azzurra. Ecco qui. La famosa pappetta decolorante, ecco, vedete come viene l'intruglio dei puffi, intruglio puffoso, yeah! Oh mamma mia. Poi ci servirà anche un pettine a denti normali, denti larghi, no? Denti stretti. Ho una spazzola, spazzolina. Avete presente quella che c'è nel kit del Ombre Eye, quello dell'Oreal, che c'ha quella spazzolina? Vabbè, se non abbiamo quella utilizziamo un pettine. Mi ero persa un attimo, no, perché stavo pensando a un'altra cosa e allora mi sono un attimo persa. Allora, sempre i guantini, mi raccomando, anche se non è un prodotto che può tingere le mani, però meglio usare i guantini. Allora, io volevo fare così. Non voglio tenere troppo, perché già so che comunque l'ombre eye è una tecnica che poi ognuno la fa come vuole, perché ho visto su internet tecniche allucinanti, ma bellissime, vabbè, fatte da parrucchieri professionali con
cose strane in testa, il cappello, il sombrero se non sbaglio. Un'altra cosa che si mette tipo cerchietto con una specie di bastone allungato, per così come si arrotolano i capelli. Comunque hanno tantissimi metodi per fare l'ombre eye, lo chatouche, l'embrayage, il balayage, quello che è. Alla fine il nesso è sempre quello, giocare un pochino con la sfumatura, ecco. Allora, io non volevo tenere troppo perché si sa che comunque bisogna fare un ombre, quindi uno sfumato, e quindi bisogna tenere il più tempo, diciamo, il tempo di posa più lungo è quello che si rifà sulle punte. Ovvio, perché io, mettiamo caso che sto 5 minuti, poi faccio un altro bonsu altri 5 minuti, però le punte sono già da 10 minuti. Quindi io volevo fare una cosa al massimo una ventina di minuti. Sì, sto litigando con i guanti perché ho voluto usare i guanti che ho usato prima per la finta perché erano ancora puliti e sono bagnati, quindi mi sto mettendo un po' più tempo, ragazzi, nel frattempo intrattengo parlando, parlando dell'ombre eye. E quindi volevo fare 4 step, volevo vedere di fare 4 step, 5 minuti, 5 minuti, 5 minuti e gli ultimi 5 minuti. Yeee, ce l'abbiamo fatta! Allora, incominciamo a fare il primo giro di valse. Allora, prendo il mio codino, faccio allora così, adesso non so come, comunque cerco di mettere, ecco qui. Metto i primi 5 centimetri, 5-6 centimetri, non di più. Così. Vabbè, già ho toccato sopra, vabbè, pace. Dall'altra parte, velocemente, lo faccio anche dall'altra parte. Sì, non fa niente, anche se viene fuori, anche se viene un pochino più, cioè si tocca un pochino più in alto, non importa. Sono passati 5 minuti, adesso ne metto ancora un po' sopra, quindi inizio a salire un po', ecco, sempre in verticale, cercare di fare questo movimento. Prendo il pettine e pettino piano piano, leggermente. Un altro pochino di prodotto sul pettine e lo andiamo a pettinare. Allora, sui ciuffetti facciamo direttamente col pettinino, tanto non è che dobbiamo fare un effetto esagerato. Mettiamo un pochino sul pettine, giusto un po'.
andiamo così, ecco, lo sfumiamo bene. Allora, guardate che il metodo dello sfumato, dello chatouche, che sia, a parte quelli un pochino più complicati, che veramente ci vuole solo il parrucchiere, non è che sono così esageratamente difficili e complicati da fare, eh? Cioè alla fine se andate dal parrucchiere, chiedete comunque lo chatouche o l'ombre eye, comunque vi fa, usa questo metodo, insomma, più o meno. Ecco, facciamo così. Adesso faccio un po' con il pettinino perché comunque voglio ottenere un effetto non troppo netto. Nel frattempo avete visto, si sono abbassati i codini. Meglio così, almeno mi hanno definitivamente delineato il punto dove io voglio finire il lavoro. Che non lo volevo troppo in alto. Cioè, poi non è che uno sta lì con l'orologio in mano, nel senso che, perché voglio fare un effetto più naturale possibile, nel senso che voglio l'effetto chatouche, però non troppo marcato. E quindi sto facendo man mano che vedo il colore che chiarisce, anche perché capite che io ho comunque sotto già lo chatouche fatto su alcuni punti in precedenza, quindi ho il capello abbastanza poroso, per cui adesso abbiamo finito di mettere il prodotto, l'abbiamo sfumato. Quindi l'effetto sfumato sembra che c'è. Sì, ho fatto proprio perfetto da sotto al mento in giù. E niente, adesso aspetto altri 2-3 minuti e poi vado a sciacquare, ci vediamo dopo. Eccoci qua. Allora, adesso ho sciacquato tutto il decolorante. Devo dire che le punte si sono schiarite molto di più dell'altra volta. Adesso praticamente ho fatto lo shampoo normale che faccio sempre e più lo shampoo blu, quello shampoo viola blu per l'antigiallo. Infatti adesso ce l'ho su come impacco, vedete c'ho anche la cuffietta, ho fatto lo shampoo antigiallo e lo devo tenere una decina di minuti. Eccomi di nuovo qua, ho sciacquato l'antigiallo, ho messo la maschera, sono tenuto in posa, ho risciacquato e adesso vediamo quello che è uscito fuori. Vediamo, fino qui va tutto bene. Diciamo che vediamo. Come sempre i capelli morbidissimi. Io uso la maschera e il burro di karité dell'UltraDolce. Questo è il risultato non finale. Adesso mi devo asciugare col forno e vedere un attimino questo effetto ombré si è preso o meno. A dopo. Eccomi qua ragazze, sono di nuovo tornata e ho asciugato i capelli e volete vedere il risultato finito? Non me lo sarei mai aspettata, veramente. Siete pronte? Ecco qua, mamma mia, è venuto un ombre eye perfetto, ma a mio parere perfetto, a me piace tantissimo, anche qui un pochino sui ciuffettini. Allora, se vi è piaciuto, lasciate un commento sotto perché sono proprio curiosa di sapere se sono stata brava o meno. Secondo me ho fatto il lavoro. Che poi qui non si nota nemmeno tanto la differenza netta, o sbaglio, no? No, comunque c'è.
c'è l'effetto ombre aire. E niente, questi infatti si vede la differenza, eh? Vabbè, adesso sì perché c'è il castano chiaro qua, quindi è molto più scuro. Comunque mi piace tantissimo, sono tanto contenta e felice del risultato e io vi aspetto ai prossimi video. Se vi è piaciuto spolliciate, vi mando un grande bacio e vi aspetto alla prossima. Ciao! Cercate di non toccare fino sotto, se dovete fare quello che devo fare io dopo.